arte liberata dal sequestro al museo. Ecco, oggi è una grande occasione per confrontarsi, no? Sulle, diciamo, le motivazioni di questa mostra, sui contenuti in cui si fondono arte, cultura e legalità. E c'è un'enorme partecipazione da parte delle famiglie, da parte delle scuole, da parte delle istituzioni, perché se non si fa rete non si può combattere l'illegalità. È così, e noi di ANISA, l'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Storia dell'Arte, abbiamo organizzato questo con il partenariato del Comune e il patrocinio del Comune e altre associazioni come l'Associazione Festinamente, la Bottega delle Storie. Noi di ANISA siamo molto contenti di vedere che nel pubblico c'è un insieme di generazioni, un pubblico quindi eterogeneo, perché ci sono i giovanissimi, ci sono gli studenti, ci sono i docenti, perché noi ci occupiamo di formazione dei docenti e certifichiamo con l'autorizzazione del MIUR la formazione dei docenti, ma ci sono anche tanti cittadini, perché l'arte interessa. Una mostra d'arte contemporanea è sempre qualcosa di sfidante, ecco, utilizzando un termine mutuato dal linguaggio anglosassone. È sfidante perché ci pone davanti a delle cose che non conosciamo. In più, dietro questa mostra c'è tutto il discorso della legalità, perché rappresenta una vittoria dello Stato sul malaffare. E appena adesso la dottoressa Ivana Coppi dell'Agenzia Nazionale per i Beni Conquistati e Sequestrati alla Mafia ci ha raccontato il percorso della nascita, dell'idea di non vendere questa collezione ma di musealizzarla, in sinergia con il segretariato regionale del MIBAC e la dottoressa Bentivoglio, che è intervenuta in videoconferenza durante la nostra manifestazione, che ha curato e ideato la mostra.